Andrea Iesu, attaccante del Villa Simius, vittoria qua a Selarjus, racconta un po' questa gara che sembrava messa bene perché col vantaggio, l'uomo in più, si pensava ad una ripresa in discesa, non è arrivato il 2-0, è arrivato solo all'ultima azione e ha tenuto in vita il Selarjus che ci ha messo un po' di orgoglio e ha cercato di trovare il pareggio in tutti i modi. Sì, è stata una partita molto difficile perché comunque il Selarjus è sempre una squadra difficile da affrontare, hanno sempre voglia, il mister lavora molto sulla loro energia, sulla corsa che principalmente ogni volta che si sfidano loro sulla corsa non mollano mai. Poi hanno molta voglia di vincere, soprattutto perché oggi era la loro inaugurazione del campo nuovo, c'era anche qualche ex che aveva una carica in più perché magari voleva difendere il suo onore, che magari perché è stato, non si sono trovati d'accordo, perché hanno preso strade diverse. Però noi siamo stati bravi a gestire la partita, abbiamo aspettato sia il momento giusto, abbiamo attaccato, non ci siamo mai scomposti, siamo riusciti a soffrire bene tutti quanti come squadra. È stata una partita equilibrata, poi c'è stato quel momento sull'espulsione che c'è stato un battibecco generale, un comportamento da tutte e due le squadre è stato un po' eccessivo perché qualcuno che si lamentava, mani alzate, però si sa che comunque le partite, anche questo succede, è il calcio, non si dovrebbe fare, però succede. Senti, dopo l'espulsione si è prolungato il primo tempo e c'è stato il gol. Racconta un attimo che c'è stata un po' di confusione. Beh, la palla... Di Pomiro, no? No, la palla era di Santiago Arnaudo perché è scaturita tutta da un recupero lì davanti che avevamo anche iniziato a provare in settimana nei momenti in cui loro scoprivano la palla di scappare, nel momento in cui la palla era coperta e attaccare, soprattutto con la differenza che avevano un uomo in meno, quindi siamo riusciti a recuperare bene la palla in attacco e a subito girare la palla e c'è stato questo cross sul secondo palo dove è stato lasciato un po', io mi sono ritrovato da solo, la palla non è stata aggredita a nessuno, sono riuscito a metterla sotto porta molto facilmente perché Arus ero da solo. Arus ha tentato di toccare. Arus anche ci è riuscito, devo dire la verità, è riuscito quasi a levarla, però diciamo che gli è rimasta lì, non ci è arrivato convinto perché pensava fosse libero. Quindi siamo stati bravi noi a gestire, a non avere fretta di forzare subito la giocata anche quando eravamo sotto, perché abbiamo aspettato l'azione giusta, non ci siamo mai scomposti, perché anche se si è sotto è sempre un pericolo, perché comunque non mollano mai, anzi di solito le squadre quando sono sotto si chiudono di più, è più difficile segnare e soprattutto è anche difficile rimanere concentrati perché credi sempre di avere un vantaggio, di avere sempre l'uomo in libero in più e non è facile da gestire se non sei pronto mentalmente. Senti, per te attaccante è iniziato bene il campionato, no? Due partite, due gol. È iniziato molto bene, diciamo che i miei compagni provano a cercarmi il più possibile, quindi ho anche la fortuna di toccare molti palloni, quindi più palloni si toccano più possibilità ci sono di gol. Poi alla fine quello che si dice sempre non importa chi segna, l'importante è vincere, quindi se fosse capitato a me o fosse capitato a qualcun altro l'importante è sempre buttare la palla dentro, ovviamente essendo punta cercano un po' più di me perché è il mio ruolo ed è il mio compito segnare per la squadra, però diciamo che siamo bravi tutti perché anche nella prima partita, nella prima uscita siamo stati bravi, anche l'assist di Pierluigi per esempio poteva tranquillamente tirare, invece ha deciso di rimettere la palla in mezzo e diciamo che si sta creando un ambiente dove davvero l'importante non è chi segna ma il segnare tutti insieme e portare a casa la vittoria, perché a differenza dell'anno scorso, come diceva il mister, avevano qualche problema a segnare proprio, infatti quest'anno ci siamo messi sotto e abbiamo deciso che l'importante è segnare e portare i tre punti a casa, che sono quelli che alla fine di tutto ci fanno vincere il campionato. Senti, tanti compagni nuovi, tra l'altro la prima esperienza in Sardegna, uno come Pomiro, molto intelligente calcisticamente, è un piacere fraseggiare con uno come lui. Certo, perché Pomiro è davvero un ottimo giocatore, è incredibile perché da un momento all'altro ti trova linee che se tu inizi a capire come gioca ti ritrovi tranquillamente da solo in porta, perché si vede anche come tocca la palla, c'è un passo in più, ma soprattutto non è tanto come tocca la palla ma è anche mentalmente che va avanti già con l'azione, sembra che non ti guardi, invece ti manda lo stesso perché sta aspettando solo che tu gli fai quel movimento
Giocare con lui davvero è un sogno per qualsiasi attaccante, perché ti manda in porta. Ovviamente anche lui ogni tanto si cerca l'azione, perché giustamente certo, è il suo compito, come tutti lì in avanti, però non ha maniera di prendere la palla troppo e tenerla, perché anche lui vuole vincere. La mentalità che abbiamo da inizio campionato è di vincere, vincere, vincere. Che è quello, ecco, che... un gruppo nuovo che vuole vincere ogni gara, e vincendo ogni gara poi si finisce in eccellenza. L'obiettivo è quello. Ovviamente prima di tutto l'obiettivo è fare bene, ogni partita giocare al massimo senza avere rimpianti, avendo sfruttato tutte le occasioni, e ognuno che abbia dato il suo, la sua parte quando entra in campo e anche da fuori, se c'è bisogno di spronare i compagni, se c'è bisogno di fare un richiamo, qualsiasi cosa. L'obiettivo nostro è combattere, principalmente combattere per le prime posizioni, perché siamo così, cioè chiunque credo che nel nostro campionato voglia combattere per le prime posizioni, poi ovviamente a voce si può dire qualsiasi cosa, però se non lo dimostri sul campo poi dopo è difficile. Grazie ancora, complimenti Andrea, in bocca al lupo per il campionato. Grazie mille, altrettanto.